Rabiot riconquista il pallone di Maria, splendido per Rabiot, rete! Che assist di Maria! Rabiot sotto la traversa, la sblocca la Juventus con un'intuizione geniale di Di Maria, di prima, assist rasoterra in scivolata sotto all'incrocio Rabiot, e la Juventus risolve anche un momento di difficoltà, è in vantaggio con il Maccabi Haifa al 36esimo con il gol di Rabiot. Ma l'assist veramente da vedere e rivedere è stato di Di Maria per il sinistro di Rabiot. Juventus 1 Maccabi Haifa 0, 36. Tocca questo pallone, può provare a lanciare in contropiede Di Maria, linea centrale del campo, poi altro assist per Vlahovic da solo davanti al portiere, Vlahovic, rete! 2-0 della Juventus, batte il portiere del Maccabi Haifa, Cohen con un piatto sinistro, ancora Di Maria per l'assist, ancora la Juventus questa volta in contropiede, Juventus 2 Maccabi Haifa 0, quinto minuto della ripresa. Possiamo Londra, tornare allo Stamford Bridge, ma non è cambiato. Accorciato le distanze momento. Il Maccabi Haifa, ti chiedo scusa Francesco, con David in contropiede, ha scartato anche Szczęsny, ha messo il pallone in rete per il gol che riapre la partita, Juventus 2 Maccabi Haifa 0, 31esimo, di nuovo Londra. È linea che può tornare a Torino. E forse la chiude Rabiot, colpo di testa, azione da calcio d'angolo, non è un assist ma il calcio d'angolo è stato battuto da Di Maria, è andato a tagliare sul primo palo Rabiot, ha colpito di testa, pallone angolatissimo dall'altra parte, impossibile intervenire per il portiere del Maccabi Haifa, Cohen e gol, e doppietta per Adrien Rabiot che fa proprio il segno del 2, è andato ad anticipare Locatelli, taglio perfetto da parte di Rabiot, torsione, pallone dall'altra parte, 3-1 per la Juventus sul Maccabi Haifa, in una sfida che in questi ultimi minuti si era fatta molto molto complicata, scivolosa per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Ancora una volta il tocco di Di Maria, non è un assist, semplicemente un calcio d'angolo molto ben battuto dall'argentino, dopo i due assist per i gol nel primo tempo di Rabiot, nel secondo per Vlahovic, si fanno sentire anche i tifosi della Juventus, Juventus 3 Maccabi Haifa 1, ha segnato Rabiot, 39esimo, Chelsea Milan. Rischi, affanni per la Juventus, tutto questo fa pensare che la partita di ritorno tra pochi giorni, martedì della prossima settimana in Israele, in uno stadio presumibilmente pieno, caldissimo, non sarà affatto semplice per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha vinto, sta vincendo, ma ha concesso troppo, soprattutto il Maccabi continua a giocarla la partita, magari esponendosi anche a tentativi in contropiede prima del palo. Ken si è visto fermare davanti al portiere proprio da Cohen, dal numero 44 della Maccabi Haifa, dal portiere della squadra israeliana. Juventus che gioca questo pallone a centrocampo, colpo di tacco di Di Maria, questa volta troppo, l'anticipo da parte del centrocampo del Maccabi che può ripartire, può riversarsi in attacco, Shiri a cercare la conclusione un po' velleitaria da 25 metri con pallone che finisce direttamente in curva tra i fischi. Siamo arrivati al 48esimo, secondo minuto di recupero, Juventus 3 Maccabi Haifa 1 Chelsea Milan. Linea da Torino, sì, sono le ultime fasi della partita, dei minuti di recupero con Szczęsny, il portiere della Juventus che tocca questo pallone, lo gira per Bremer, poi arriva anche Miretti, sulla sinistra c'è Alexandro, controlla adesso la Juventus che sta vincendo, anzi ha vinto per 3-1 sul Maccabi Haifa, con qualche preoccupazione con due pali colpiti dalla squadra israeliana.